Buongiorno a tutti, dai, ma siamo in diretta? No. Mi raccomando, seguiteci sui canali di MTB Channel. Ciao! Mirko Celestino, un campionato italiano marathon nella tua terra. Sì, oggi ci troviamo veramente molto vicino a casa mia, e siamo qui a Casella, a Genova, e niente, già giovedì ero stato in queste zone appunto per provare il percorso, fare una ricognizione finale, e comunque sono rimasto veramente contento del lavoro svolto sul percorso, perché molto pulito, presidiato, frecciato bene, quindi è la cosa, una delle cose più importanti, no, per in vista della gara. Parterre di alto livello, gli italiani ci sono tutti, e quindi qua a fianco a me ci sono i due favoriti di giornata. Speriamo di non portargli sfortuna con questo augurio, però veramente Samuele e Fabian sono due ragazzi molto seri, come tutti gli altri, come potete vedere alle mie spalle, e in mezzo a loro ci saranno anche un bel gruppo di ragazze, eh. Una delle favorite è la Claudia Peretti. Comunque anche lei ce l'avrà dura su un percorso del genere. Il dislivello c'è, il chilometraggio più di 75-79 km. E la parte più difficile, il fattore più che potrebbe più impensierire i ragazzi sarà sicuramente questo caldo. C'è molta ombra, sottobosco ce n'è parecchio, però bisognerà idratarsi bene, perché le salite, essendo la maggior parte, la prima parte in asfalto, si tenderà a sudare, bisognerà idratarsi bene, ecco, questo qua è il consiglio che posso dare. Allora è tutto pronto per la partenza di questa 25esima Genoa Cup Marathon. Sandro Tuvo, un'organizzazione incredibile, mancano 3 minuti e siamo qui. Sì, come va? Siamo arrivati al dunque e bisogna cercare di stringere ancora i denti per finire tutto. E vedere una meraviglia di spettacolo a Casella col sole, un percorso pazzesco, tantissimi atleti. Bello, bello, bello. Sì, certo. Oltre col discorso agonistico, noi, il nostro progetto è di promuovere l'Appennino, un percorso permanente per biciclette, per mountain bike e e-bike, e quindi ci rivolgiamo agli enti locali, quali regione, città metropolitana, perché credano nel nostro progetto. Grazie Sandro, a dopo.
chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Che? Dai! Bergamac! Riso su tutti i veli!
Ciao. Una. Vai, vai, vai. Non davanti, tra i 155 sono gli atleti iscritti in tutte le categorie, quindi una grande festa dello sport, della mountain bike in Liguria, a Casella, per poter festeggiare insieme questa bellissima gara. Allora, sono qui accanto al vincitore che ha bissato la vittoria dell'anno scorso e che arriva da campione d'Europa in carica. Che gara è stata? Sì, è stata una gara molto dura, faceva molto caldo e sì, era una gara molto combattuta fino alla seconda salita lunga. Poi là ci ho provato ad attaccare e subito sono riuscito a fare un po' di differenza e poi mi sentivo bene, spingevo al massimo fino all'arrivo e non mi giravo più e sono arrivato in solitaria, non posso dire altro, sono molto contento. Complimenti, complimenti davvero. A caldo, sotto il traguardo, ci hai detto a un certo punto è andato via, ma io sono molto soddisfatto e felice di questa seconda piazza. Sì, come ho detto prima, l'obiettivo della stagione era appunto il podio qui, e quando ho attaccato Fabian
Ho provato a rispondere, però aveva più gamba e quindi tanto di cappello a lui, però sono contento. Complimenti davvero. Andiamo invece da quello più festeggiato di tutti. È arrivato terzo, è un ragazzo giovane, la prossima settimana si sposa e tutti i suoi tifosi sono qui per festeggiarlo e per fare l'addio al celibato nel modo migliore, sul podio. Sì, sono contentissimo, ringrazio tutti gli amici, tutti quelli che sono qua a farmi il tifo e festeggiare con me questo fantastico momento. Era un obiettivo comunque salire sul podio, ci ho provato fino alla fine per la seconda piazza, essere il primo degli umani perché Fabian è davvero di un altro livello, però nel finale ho pagato un po' il caldo e lo sforzo. Complimenti a tutti, complimenti agli organizzatori, bellissima gara. E complimenti anche a te. Allora io, prima di lasciare poi le foto di rito, mi avvicino alle istituzioni. Ho il piacere di avere accanto a me l'assessore Ferro, assessore allo sport della Regione Liguria. Casella, l'entroterra ligure, centro del mondo della mountain bike quest'oggi. Allora innanzitutto tanti complimenti veramente ai vincitori, perché insomma 78 chilometri con un dislivello di oltre 1600 metri, insomma non credo che sia facile, soprattutto con queste temperature. Esaltazione di questo entroterra meraviglioso, perché insomma se si scelgono queste zone del nostro entroterra vuol dire che il palcoscenico va bene e che quindi ci sono anche appunto delle strutture in grado di poter ricevere questo tipo di ospitare questo tipo di manifestazioni, quindi un grande merito a loro, innanzitutto agli organizzatori, perché non dimentichiamoci che noi assistiamo a queste bellissime manifestazioni, ma ricordiamoci sempre della grande fatica che c'è dietro ad eventi come questi, e quindi anche come assessore il fatto che comunque l'Alta Via dei Monti Liguri abbia un tracciato di questo tipo che possa essere anche praticato anche da non agonisti darà sicuramente grande sforzo all'outdoor, grande sforzo all'outdoor. Grazie assessore. Allora una battuta anche col sindaco di Casella, Reggiardo, che oggi, come dicevamo, è diventata il centro della mountain bike nazionale, con tanti campioni che hanno iniziato a pedalare e godere di questa giornata già ieri pomeriggio per il riscaldamento, ma abbiamo visto anche più di 100 bambini pedalare qui. Sì, certo, anzitutto vorrei ringraziare ovviamente tutti i partecipanti e l'organizzazione, il presidente Tuvo e l'assessore oggi Simona Ferro allo sport della regione per essere qui. Detto questo, dopo ieri che è stata una giornata bellissima, piena di bambini e di famiglie, che è un po' quello che è lo scopo della nostra amministrazione, cioè riportare la gente nel nostro entroterra e far rivivere queste piazze, questo verde che abbiamo, valorizzandolo e sfruttandolo al massimo. E per oggi ovviamente complimenti ai vincitori. E per il comune è semplicemente un motivo di orgoglio avere tutti questi eventi e queste manifestazioni sportive che vanno anche a racchiudere un cerchio sociale e di infanzia, non solo per la salvaguardia dei nostri piccoli, per poterli far crescere in modo educato, corretto, con delle regole che sono quelle dello sport. Grazie sindaco. Allora per concludere ricordiamo l'arrivo, chiaramente l'arrivo assoluto: terza posizione per Massimo Rosa, seconda posizione per Nicola Sampirisi, vince per la seconda volta di fila al campione europeo in carica con 3 ore 33 minuti e 23 secondi Fabian Rabensteiner. Grazie a tutti, a più tardi. Yeah.
primo master. Quanto sei andato veloce oggi? Ci tenevo tantissimo questa gara. L'anno scorso l'ho persa in volata e non volevo ripetere quest'anno. Sapevo che la gara si faceva da 45esimo in poi, al 48esimo avevo provato una sola accelerata, ma di quelle cattive, è rimasto lì subito e poi ho continuato a guadagnare, non ci credo ancora. Complimenti, complimenti, ci vediamo sul podio anche con te, bravissimo, bravo davvero. Claudia Peretti, Mountain Bike Channel, vincitrice di questa marathon, un'annata dicevamo già da incorniciare prima di iniziare, ma oggi ancora di più. Sì, sì, sono davvero contenta di questo risultato, ci tenevo particolarmente a vincere questo campionato italiano, quindi mi sono preparata al meglio e per fortuna è andata bene. E hai fatto largo dietro di te. Sì, esatto, sono andata via subito sulla prima salita perché volevo partire forte per prendere davanti i primi single track e poi da lì penso di aver continuato a incrementare il vantaggio. Allora, Marzio Deo, campione del mondo master, lo chiamano elite per sempre, tu master non lo diventerai mai. No, adesso sono team manager del team Olimpia, oggi guardiamo la gara di oggi e sono soddisfattissimo della prestazione di Claudia che ha coronato una prima parte di stagione stupenda e questo successo non è un successo solo di oggi, è un successo di tutta la stagione. Complimenti, complimenti davvero. Grazie. È stata dura perché soprattutto per il caldo è stata davvero dura oggi, è stata molto bella, sono molto contenta del secondo posto, ho sofferto un po' sulle salite lunghe però altrimenti è andato molto bene, sono felice. Il percorso mi è piaciuto, tanti sentieri, un po' tanto secco però quello perché non ha fatto pioggia da tanto, altrimenti bello, sì. Prossima gara forse la Alta Valtellina, altrimenti ci sono delle gare di triathlon importanti ad agosto. Oggi è stata una gara veramente dura, molto tecnica, sia a livello di discese e di salite. Per me questo è un risultato inaspettato e non potrei essere più felice di così, perché confrontarmi appunto con l'elite è stato il lavoro di tutto un anno, quindi salire sul gradino con loro per me è veramente una grande soddisfazione. Prossima gara? Prossima gara, e penso che per adesso ci sarà un po' di riposo e poi si vedrà verso settembre. Allora Chiara, hai sfiorato di poco il podio. Sì, 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 non me l'aspettavo proprio, vista la gara di domenica scorsa. Scusatemi, sono contentissima del risultato, una gara veramente, veramente dura, con questo caldo è stata durissima, sono stata fortunata a non avere i crampi per adesso e sono contenta. Dedico questa vittoria alla mia squadra che mi ha dato una grande mano e a Sandro che grazie ai suoi allenamenti in discesa stavolta ha fatto un po' la differenza. Parlami un po' del percorso. Un percorso veramente nervoso, tutto un rilancio, e discese tecniche sabbiose, quasi un cross country diciamo, bello però un po' troppo caldo. Sì, salve a tutti, sono Andrea Macri, tesserato con Genoa Bike, bellissima esperienza, la mia prima gara, se non che la seconda perché c'è un passato per poi non essermi potuto presentare per una rottura del cambio, però adesso la mia prima gara finita, 40esimo su 50 persone, 2 ore e 45, bellissimo percorso, bellissimo parterre, bello tutto, complimenti a tutti. Sandro Tuvo, presidente regionale ma soprattutto organizzatore di questa marathon, questa 25esima Genoa Cup, un successo da tutti i punti di vista. Sì, finalmente abbiamo trovato la formula giusta di manutenzione dei percorsi e con l'appuntamento dell'italiano, e abbiamo anche lanciato agli enti locali, quali regione, città metropolitana ed altri, e questo progetto per rendere il percorso della marathon permanentemente segnato, manutenzionato, in modo tale che sia con la mountain bike muscolare che con l'e-bike, sono previsti anche dei posti tappa dove sarà possibile ricaricare le batterie, e si riuscirà anche a portare un discreto turismo qui nell'Appennino Ligure. Beh, questa è una grande notizia per chi segue Mountain Bike Channel, proprio perché avere un percorso fisso in una zona così bella e particolare come quella che è l'Alta Via dei Monti Liguri sicuramente può far gola a tanti amici che da tante parti d'Italia possono venire a trovarvi e a trovarci. Tanti atleti ci hanno detto alla fine, quando li abbiamo intervistati, che bel percorso, com'è stata bella questa gara.
Eh sì, il percorso è un percorso storico e che abbiamo curato, diciamo, negli anni, e partendo dalle Gran Fondo degli anni precedenti siamo riusciti a fare il connubio tra l'Appennino Ligure e quello del Basso Piemonte, quindi la ricetta che abbiamo preparato è stata un'ottima ricetta. Ultima domanda al Presidente, quali i prossimi appuntamenti di ciclismo e di mountain bike in Liguria? Dunque, di ciclismo a inizio settembre ci sarà il Giro a Lunigiana su strada, una corsa a tappe per la categoria internazionale juniores, dove praticamente tra quelli che hanno vinto ci sono tutti i campioni che ora dominano il Tour de France, tipo Pogacar, il belga, cioè tutti i campioni hanno vinto Lunigiana, chi ha vinto Lunigiana è diventato campione, quindi è un appuntamento che fa gola a tanti nel ciclismo internazionale. Grazie a Sandro Tuo e complimenti per l'organizzazione perfetta di questa marathon. Grazie.